Ciao ragazzi, siamo tornati in un nuovo video. Ah, mi mancava fare questa tipologia di video, essendo che comunque il video precedente che riguardava le clip più epiche e belle della Marvel vi è piaciuto. Siamo qua tornati con un altro episodio. Sempre comunque costituito da 3 o da 4, adesso vediamo quante comunque ce ne sono, perché io ho preso quelle che a me piacciono di più. E niente, io partirei subito con la prima, che è questo qui, ragazzi. È per me è una delle più belle, perché comunque ha fatto tanti, è stato partecipe di tanti film, una serie TV anche dove c'era soltanto lui, perché ha visto appunto WandaVision e c'era. E parliamo di Avengers of Ultron, la nascita di Visione, che appunto Visione è stato partecipe della serie TV di Wanda, che si chiamava appunto WandaVision, che è disponibile su Disney Plus. È veramente tanta, tanta roba. E anche Avengers of Ultron è disponibile su Disney Plus, e quindi andatevelo a vedere perché è una meraviglia. Beh, basta, ho già parlato fin troppo, partiamo. Ok, partiamo. Questa struttura non è compatibile. La codifica genetica è al 97%. Devi riuscire a caricare quello schema nei prossimi 3 minuti. Questa scena è veramente tanta roba, ragazzi. Lo dirò una volta sola. Anche nessuna. Spegnete tutto. No, dimenticalo. Non sapete quello che fate. E tu sì? Lei non è nella tua mente. So che sei arrabbiato. Qui siamo ben oltre la rabbia. Potrei strangolarti anche rimanendo dello stesso colore. Dopo tutto quello che è e successo, niente in Banner. confronto a quello che Non succede. sai cosa c'è lì dentro, Non è la un creatura gioco. che No, avanti. Stavi dicendo? Pietro! Che c'è? Ti era sfuggita? Occhi di falco. Riavvio l'upload. A me piace Visione. C'ha il suo, ha il suo. Mi piace. Ha un suo stile. Anche i poteri sono tanta roba, ragazzi. Di Visione. Cioè, io lo ripeto perché comunque, a me piace comunque Visione, perché comunque, per chi ha visto, vabbè, ha fatto tantissime serie lui, comunque tanti Avengers, e poi comunque se volete proprio vedere lui insieme a Wanda c'è WandaVision che si trova su Disney Plus ed è molto 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 bello anche quello. E anche Avengers of Ultron si trova tutto su Disney Plus. E a me è piaciuto sia Avengers che comunque la serie che ha fatto Wanda con Visione. E quindi è molto molto bello. E niente ragazzi, andiamo con la seconda che è tanta roba. Passiamo invece ai Guardiani della Galassia Volume 2, il sacrificio di Yondu. Io sono sincero ragazzi, a me i Guardiani della Galassia mi hanno sempre affascinato, perché comunque hanno sempre una loro storia che affascinano a vederla. E a me poi piace anche l'attore lui che Peter, che ha fatto anche Jurassic World, e quindi a me piace come attore. E poi chi ha visto i miei precedenti video sul canale di Marvel Life sa che esce il volume 3 dei Guardiani della Galassia, e io vado a vederlo. E quindi adesso guardiamo il sacrificio di Yondu. Ho
ti avrà anche generato magari, ma non era tuo padre. Scusa, non ne ho combinata una giusta. È stata una fortuna averti come figlio. Mia. Cosa? Yondu, che vuoi fare? Non puoi. Yondu! Yondu! Mamma mia, ragazzi, che scena. Tanta roba questa. In poche parole, Yondu era suo padre. Comunque sì, non spiego più di tanto, perché chi non avesse visto I Guardiani della Galassia volume 2, ripeto, è su Disney Plus. E quindi questa è una delle scene che è veramente tanta tanta roba, e infatti non vedo l'ora di guardare, ragazzi, il volume 3 dei Guardiani della Galassia. E adesso continuiamo con la terza clip. Terza clip, non poteva mancare che Spider-Man Far From Home. Peter scopre l'inganno di Mysterio. Praticamente, spiego un pochino, e Mysterio ha fatto tutto il carino, il gentile con Peter, solo per avere gli occhiali appunto di Tony Stark per diventare il nuovo Iron Man. Ma ha fatto tutta una specie di trappola, di inganno per quanto riguardava gli elementali. Li aveva creati tutti lui. E qua poi Peter scopre tutto. Comunque guardiamo la clip che è meglio. Non dico più di tanto, perché comunque anche Spider-Man Far From Home è su Disney Plus. E anche su Netflix, credo. Sì, credo anche su Netflix. Credo comunque su Disney Plus sicuramente. Comunque guardiamo la clip che è meglio, perché come la spiego io... E tanto vale, meglio che guardiamo la clip. Sono molto contento. Sì, anch'io. Così vediamo un po' la città. Sai che giustiziavano la gente su questo ponte? Era terribile. Oh. Li mettevano in una cesta e finivano... Io, scusate l'interruzione, ragazzi, io Peter ed MJ li vedo troppo bene insieme, sono... una... Mamma mia, tanta roba. Legati in acqua. Tanta roba. Scusa. Fa niente. C'è questa cosa di cui io volevo parlarti da un po'. Sì? È la nostra ultima sera in Europa e ho pensato che vorrei dirti... Basta, te lo dico. MJ, io... Sono Spider-Man. No! Cosa? Quello che stavi per dire, che sei Spider-Man. No. Non sono Spider-Man. Insomma, ti sto osservando ormai da parecchio tempo e è piuttosto ovvio. Non sono Spider-Man, ma perché pensi che io sia Spider-Man? Peter Washington? Sì? Il fatto che tu prenda e sparisca nel nulla senza motivo? No, quella volta non ricordi? Stavo male, avevo un mal di pancia. Sai, Susan Young pensa che tu sia un gigolò. Cosa? No, non è vero che io sono un gigolò. Allora sei Spider-Man. No, non sono Spider-Man affatto. Ma stasera allora? Te la sei squagliata e hai combattuto qualcosa, ti ho visto. Non puoi avermi visto, perché io non sono Spider-Man. E poi al telegiornale hanno detto che era scimmia notturna. Scimmia notturna? Fantastico. Sì, hanno detto al telegiornale. E i telegiornali non mentono mai. Scimmia notturna, ok. Che fai? Scimmia notturna e Spider-Man usano le stesse ragnatele. Beh, forse... Forse è una scimmia ragno, chi lo sa? Tu mi osservavi solo perché pensavi che io fossi Spider-Man. Sì. No. Per quale altro motivo, se no? Non importa. Avevo pensato... Che diavolo era quello? Non lo so.
Che cos'è? Un proiettore? O roba simile? Sì, ma è molto evoluto. Se sembrava così reale, era... Già, realmente reale. Aspetta un momento, vuol dire... Che gli elementali sono finti. Ma non è possibile, perché noi eravamo lì, giusto? Wow. Tutto quel fuoco, la devastazione... E... Chi farebbe una cosa del genere? Misterio. Io sono Spider-Man e ho combinato un bel casino. Aspetta, dici sul serio adesso? Non mi prendi in giro, sicuro al 100% non è divertente. Non ti prendo in giro. Perché io ero sicura solo al 67%. Aspetta, MJ, allora, perché sei qui? Perché sei in questo MJ, perché... so che hai molte domande, ma ora dobbiamo andarcene da qui, ok? Ok. È fantastico. Wow. Comunque, a parte, vabbè, il ruolo dell'attore di Mysterio, che è un po' fuori di melone, e quindi può risultare antipatico per come si comporta, però l'attore mi piace, bravissimo. Ci sta appunto nel ruolo di Mysterio, perché è molto bravo. E quindi, a me sinceramente piace. Però comunque a me mi sta proprio antipatico come recita il ruolo, come si comporta appunto nel corso di Spider-Man appunto. E quindi è proprio si rende antipatico perché sembra tutto carino per far salvare appunto tutti questi paesi che ci sono gli elementali che vengono distrutti. Comunque lui aiuta Spider-Man appunto per far sì che non distruggano tutti questi paesi. Invece era tutto finto, li aveva architettati lui. Quindi si fa rendere antipatico. Quindi ragazzi, queste sono per me le clip che comunque veramente mi gasano. E comunque tutti questi film qua, ripeto, per la 15ª volta sono tutti su Disney Plus. E niente ragazzi, fatemi sapere se comunque le clip vi sono piaciute, se il video vi è piaciuto in sé, con un commento, con un mi piace, lascio il mio link di Instagram, il mio link di Instagram nella descrizione, andate tutti ad iscrivervi per notizie e aggiornamenti per quanto riguarda Marvel Life e The Mirror, e noi ci vediamo prossimamente con tantissimi nuovi video. Ciao ragazzi, ciao a tutti.